tra l'organizzazione dell'americana. Avete ordini, signor commissario? No, niente, niente. Contrabbando di valuta, infiniti passaggi, molti uomini. Sono anni che gli sto col fiato sulla nuca e non mi riesce ancora di azzannarlo. Commissario, io sono appena arrivato qui, ma ho studiato molto bene la cosa. Secondo me lei fa un'indagine piuttosto unilaterale. Unilaterale? Questi qui, caro mio, sono organizzati come servizi segreti. I corrieri conoscono un numero di telefono e basta. E quando controlliamo, si tratta quasi sempre di un locale pubblico. Lei non ha capito, o forse non mi sono spiegato. Ad ogni cambio di quotazione in borsa, ad una congiuntura sfavorevole, partono centinaia e centinaia di milioni. Alla fine il movimento è di miliardi. Lo Stato spesso è in difficoltà per questo. Dove vuoi arrivare, Mercuri? Che non è l'americano che dà le carte. Nel giro ci sono banchieri, industriali che annegano nei miliardi, ricchi che se ne fregano se l'economia nazionale va a rotoli e che mandano i loro soldi in Svizzera, in Germania, nel Liechtenstein. E allora? Perché oltre dell'americano non ci occupiamo anche di questi qui, commissario? Mercuri, ma tu forse ce l'hai coi ricchi.